Allora, qua già è difficile perché è da data 6 mesi fa questa interrogazione. Se la leggo, giusto per imbrancarci la memoria, andrebbe letto, 5 minuti sono passati. Allora, io innanzitutto che immaginavo che questa interrogazione doveva non essere più di moda, ma è ritornata di attualità, vedendo come è stata conclusa la questione del bando del PON, inclusione. E soprattutto volevo fare una piccola premessa, perché il Presidente, dopo 5 mesi che l'ho protocollata, mi dice che l'ho protocollata in maniera irrituale, perché l'avevo indirizzata la consigliera Costanza, che ha la delega a partecipare al riunione. Come mi sembra però che irrituale che un consigliere abbia una delega perenne, e guarda caso è la stessa consigliera che ha tutti gli altri che si occupa di gestione. Qua abbiamo un consigliere che si occupa di una gestione del servizio sociale perennemente da 3 anni. Allora, questa interrogazione vede su tutte le problematiche che hanno riguardato il concorso PON, che erano tantissime. Io vi leggo solo le domande, non vi leggo la premessa. Quindi poi l'ho dovuto girare al sindaco, ho tenuto il medico delegato, c'è stasera, che proprio l'assessore del servizio sociale manca in questo periodo. Se era a conoscenza del criterio dell'individuazione delle 3 ditte, se era a conoscenza dei problemi evidenziati durante le prove preselettive dei 4 concorsi messi a bando, e come mai sia stata adottata una procedura diversa per le stesse. A tal proposito, se non mi ritiene che tutta la procedura sia stata viziata da una diversa metodologia nel trattamento dei partecipanti nel primo rispetto al secondo giorno di prove preselettive, e se ritiene la poca trasparenza sui concorsi non abbia reso i concorrenti l'immagine stessa della casa comunale. Si è provveduto a fare delle verifiche ispettive interne per conoscere nel dettaglio le anomalie riscontrate da molti partecipanti che addirittura hanno dovuto chiedere la presenza delle forze dell'ordine. Se ritiene opportuno politicamente che il coordinatore dell'ufficio del piano siano state date deleghe totali, e queste le vedremo anche nella conclusione poi del procedimento, circa le attività d'ufficio, considerando che il comune di Policoro è retto da anni dalle figure dirigenziali. E quali sono le decisioni che l'amministrazione intendeva prendere in riguardo a questo concorso, ma soprattutto per salvaguardare il finanziamento PON? Ho visto che mi restano 2 minuti, mi concentro sulla parte conclusiva. La parte conclusiva di questa vicenda è ancora più vergognosa di tutto quello che è successo prima, perché mentre nella prima fase tecnicamente è possibile, mi sono interrompito per iscritto al segretario, tecnicamente tutto è possibile in questo comune, ma abbiamo appurato che abbiamo un ufficio franco, cioè noi siamo l'Italia e l'ufficio di piano è la Repubblica di San Marino, tutto è concesso là. La stessa persona scrive il bando, non prevede il lettore ottico, individua le ditte esaminatrici, nomina le commissioni, si autonomina presidente di commissione, annulla in autotutela la procedura del primo giorno, sempre la stessa persona, addirittura dice accertato dunque che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico nell'annullamento della prova selettiva e contestuale ripristino della legalità violata. Però poi successivamente dice che la stessa ditta che ha violato la legalità qui si era resa disponibile per andare avanti col concorso, con le prove. Io mi chiedo, segretario, non lo dica la prova, ma noi contestiamo l'aver violato la legalità della ditta e poi gli diciamo che può continuare 6 mesi. Ma di che parla? Ma di che parliamo? Poi si fa un'opera di puro sciacallaggio politico utilizzando il problema del coronavirus, perché in autotutela il tutto viene ritirato 4-12, l'8 marzo succede il casino, chiudiamo, e qua mi sento la chiedere di me per iscritto, ma me la chiedo a voce, a voi segretario comunale e agli organi di controllo che sicuramente ci staranno ascoltando, di verificare questa cosa. Ma com'è possibile trasformare un concorso pubblico a livello nazionale? Com'è possibile trasformare un concorso pubblico con un avviso per pochi eletti? È stato fatto l'avviso, è trasformato il concorso pubblico in un avviso per solo coloro che avevano un rapporto di lavoro
almeno uno dei 17 comuni costituenti l'ambito, dove questa long list veniva fatta solo in base ai titoli. Ma se uno ha un rapporto di lavoro con un ente, uno straccio di curriculum va a depositare. Quindi conoscevamo pure i titoli, ce li conoscevamo. Conoscevamo le persone e i titoli e abbiamo trasformato questa situazione. Voi mi direte che sicuramente è legittimo. Grazie, mamma. Fammi finire 5 secondi. 5 minuti di interrogazione, sono stati sempre le interrogazioni 5 minuti. Vabbè. Ecco, sindaco, la risposta. Poi c'è un minuto solo per le ragioni. Interrogazione e risposta orale del consigliere Montano. Dopo aver acquisito e sottoscritto informazioni presso il responsabile dell'ufficio di piano, comunica quanto segue secondo l'ordine delle domande. Dopo aver bandito le procedure concorsuali, sono pervenute circa 900 domande di partecipazione che hanno ovviamente impegnato inevitabilmente l'ufficio in una lunga e complessa attività istruttoria dell'ammissione dei candidati alla procedura medesima, in aggiunta all'ordinaria attività istituzionale. In merito al criterio di individuazione delle tre ditte cui è stato chiesto il preventivo di spesa, si precisa che oltre ad essere stato utilizzato il criterio delle indagini di mercato, sono state acquisite ulteriori informazioni presso altri ambiti territoriali che avevano già effettuato analoghe procedure. Devo precisare che l'affidamento si colloca in quelli al di sotto dei 5.000 euro, che prevedono possibilità quindi di affidamento diretto in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016. I problemi evidenziati attengono esclusivamente alla difformità delle domande poste ai candidati rispetto al bando di concorso relativo alle categorie D1 e C1. Occorre precisare che la gestione della procedura concorsuale relativamente all'espletamento delle prove è di esclusiva competenza della commissione giudicatrice. Ad ogni modo, la società incaricata per lo svolgimento della prova selettiva ha riconosciuto formalmente ed ha manifestato la propria disponibilità a ripetere la prova. Tale circostanza emerge dall'annullamento effettuato in autotutela della prova preselettiva del 19/11/2019 con determinazione numero 569/1394 del 5 dicembre 2019. Le altre due procedure, assistenti sociali e psicologi, si sono svolte con assoluta regolarità. Per quanto riguarda l'intervento dei carabinieri, l'intervento che è venuto a conclusione dei lavori, è stato chiesto questo dalla stessa commissione d'esame. Non sono intervenuti immediatamente perché impegnati in altra attività, tuttavia sono giunti sul posto al termine della prova, acquisendo dichiarazioni da alcuni candidati. In merito alla delega conferita al coordinatore dell'ufficio di piano, si precisa che trattasi di competenza esclusiva del dirigente del relativo settore. Si precisa che tutti i dirigenti che si sono susseguiti nella direzione del settore hanno ritenuto opportuno delegare l'esercizio delle funzioni dirigenziali al coordinatore dell'ufficio di piano per una più razionale organizzazione del lavoro. L'ultima delega delle funzioni dirigenziali è della dirigente del settore primo amministrativo, dottoressa Maria Benedetta, attribuita con atto protocollo numero 3826 del 6 febbraio 2020. Una breve nota a corollare di quanto letto relativo al discorso della delega delle funzioni del coordinatore.
Le funzioni attengono a quelle di coordinatore di un ufficio sovracomunale e comprensoriale di servizi sociali e sociosanitari relativi all'ambito numero 8 di cui il Comune Policoro è stato individuato capofila, affidate con procedura di cui all'articolo 110 con una tua del decreto legislativo 267/2000 come obiettivo specifico settoriale con le funzioni e le attribuzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000. Tutto questo è chiaramente dimostrabile anche dal contenuto dell'articolo 2 del contratto sottoscritto dalla dottoressa Vitale, in base al quale al succitato funzionario spetta l'adozione degli atti inerenti al piano intercomunale che impegnano verso l'esterno gli enti che hanno sottoscritto la relativa convenzione, tra cui quelli relativi alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compreso gli autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità in via esclusiva per il conseguimento di risultati nell'ambito dei programmi e degli atti di indirizzo stabiliti dalla conferenza istituzionale. Come ultimo, dopo il divieto disposto dalle norme legate all'emergenza sanitaria, l'ufficio si sta attivando per riprendere le procedure concorsuali e aggiungo che sarà mia cura sollecitarle al massimo, così come sto facendo per altri concorsi, nella fattispecie primo che mi viene in mente quello per i vigili, vista la grave carenza che il corpo soffre e il periodo che andiamo attraversando. Per cui ad esempio posso dirvi che l'8 e il 9 giugno riprendono le prove concorsuali. Questo concorso, per l'altro quello dei tecnici comunali, si sta provvedendo all'individuazione dei membri di commissione. Tutto ciò premesso, se la risposta non è di soddisfazione, caro consigliere, si rivolga alla magistratura che valuterà le sue doglianze. Grazie, sindaco Montano, un minuto. Si prova ad andare veloce, però non è questo perché non è soddisfacente, perché in gran parte la conoscevo già quando era la stessa risposta che mi ha dato il segretario comunale. Ma il problema, il punto è che dal punto di vista tecnico anche la delega alla dipendente comunale, alla dirigente del settore, dirigente responsabile del settore, ci siamo, ma come nella prima fase, anche nella prova, innanzitutto vi dico sicuramente questi finanziamenti in gran parte verranno persi perché non si farà il tempo a spenderli e oltretutto si è creato un danno con una responsabilità del Comune di Policoro in qualità di capofila per tutti i comuni più piccoli dove mancava proprio il servizio e questa era una manna dal cielo. Ma anche la determina del nuovo avviso della long list, perché gli consentiva indubbiamente, viene proposta dal responsabile del procedimento, che è la dottoressa Vitale. Il parere di regolarità tecnico lo dà lo stesso dottoressa Vitale in qualità di responsabile area amministrativa. L'attivazione di pubblicazione lo dà la stessa dottoressa Vitale in qualità di responsabile della pubblicazione e lo firma sempre la Vitale in qualità di responsabile del servizio. Allora noi abbiamo un ufficio franco con una delega data al consigliere che dovrebbe essere un di controllo e invece vogliono di gestione.